Una rissa fra extracomunitari ha svegliato nella notte gli oltre 2000 residenti del condominio Hotel House di Porto Recanati, che hanno dato l'allarme al 112. Sul posto sono giunti oltre 30 carabinieri che hanno scoperto negli ultimi piani del grattacielo multietnico un tunisino ferito, dolorante sul letto, trasportato dal 118 all'ospedale di Civitanova, non è in pericolo di vita, anche se ha riportato una serie di politraumi e fratture. Un altro episodio di violenza che conferma da parte delle forze dell'ordine il bisogno di non abbassare la guardia e i controlli all'interno del grattacielo multietnico e sul territorio circostante. Costruito alla fine degli anni 60 come residenza estivo, l'Hotel House, a partire dalla seconda metà degli anni 80, si è trasformato in un rifugio per immigrati, tanto che oggi vi risiedono 2000 extracomunitari di 40 etnie diverse dislocati in 480 appartamenti. Tra loro ci sono molte persone oneste che lavorano e collaborano con le forze dell'ordine, ma c'è pure una fascia crescente di criminalità. L'Hotel House, con 40 etnie, comunque riesce a garantire una pacifica convivenza, fatta salvo qualche piccolo episodio che comunque non riguarda solo l'Hotel House, quindi non è tanto dell'Hotel House che ci dobbiamo occupare, quanto di tutta la cittadinanza, di tutta la cittadina di Porto Recanati, e comunque non è una situazione allarmante. Stasera arriverà il sottosegretario agli interni Alfredo Mantovano per un incontro tecnico sulla sicurezza con il prefetto di Macerata, i vertici provinciali delle forze dell'ordine e il sindaco di Porto Recanati, Rosalba Ubaldi. Il messaggio che si sta realizzando e che noi, al quale noi plaudiamo, è quello che questa non è terra franca. Se qualcuno viene qui a delinquere, e se viene, che sia indigeno, che sia del luogo o che sia di fuori luogo, che venga qui a delinquere, non la passa liscia.